tutti bentornati sul canale. Sto rendendo conto che ho trovato un posto veramente incredibile, stupendo. Guardate dove mi trovo. Mentre smontavo la tenda è arrivata una pioggia e un vento improvviso e ho dovuto mettere la tenda in fretta e in furia senza ripiegarla. Comunque alla fine sono ripartito, poi sistemerò le cose. Mannaggia che salita! È solo l'inizio. Mamma mia. E che? Vulcani. Soltanto vulcani. Sale. Però su in vetta ci sarà il giusto premio. Eccomi. Ci sono. Assurdo, assurdo. Questa davanti a me è l'isola della Graciosa. Che dite, ne è valsa la pena? Guardate queste vetrate, un ambiente spaziale, da fantascienza. Questa è l'isola della Graciosa, ci sarei dovuta andare ma poi ho avuto una sola settimana da poter sfruttare, quindi la devo saltare, ma è bellissima anche da qui. Guardate qui sotto, fa impressione. Signori, Mirador del Rio. Torta di mele buona, il caffè così così. Adesso scenderò di lì. Si riparte.
C'è una bella salita ancora da fare, mi riposo un po', nel frattempo vi faccio vedere una cosa, non ve ne avevo parlato. Il mio nuovo assetto, ho abbandonato per un po' solo per provare l'assetto classico con i borsoni laterali e ho messo una borsa sottosella. Sicuramente ho molto meno spazio, ma guadagno di peso e dinamicità. Ho messo tenda e sacco a pelo sulla forcella anteriore e in più ho sostituito i copertoni, sto usando dei copertoni più larghi 700x40. Sto utilizzando per la prima volta il tubeless. A dire la verità mi sono trovato molto bene con gli Schalbe Marathon, però in questo viaggio ho voluto provare e vediamo come vanno. Fino ad ora non mi sto trovando male. Guardate un po', quello è il mare, questa è tutta la strada che ho fatto per salire, tutto in salita, guardate. Mi rimane questo. Finalmente è iniziata la discesa, guardate dove sono salito. Mi sembrava impossibile, invece sono arrivato qui. Sono a quota 584 metri. Sono a Teghise, paesino molto molto carino. Andare di qua. Thank you.
sono uscito, sono sceso da là sopra, è stata durissima. Finalmente ecco che cosa ho davanti a me. Questo posto si chiama la Caletta de Famara, è veramente qualcosa di straordinario, bellissimo. Qui molti vengono a fare surf. Qui è vietato fare praticamente tutto: campeggio, portare cani, accendere fuochi, giocare a pallone. Vabbè, stavo pensando di fermarmi qui, ma è abbastanza presto. Vado avanti. Anche oggi è fatta. Meglio di così non si può. Bene ragazzi, tenda montata, bicicletta, oggi ho deciso anche di coprirla, poi la coprirò. Ecco dove mi trovo. Tutto stupendo, ho dovuto fare un paio di chilometri per trovare un accendino perché il fornello non funzionava. La concia grande, qua fanno porzioni da 250 grammi. Oggi pasta con piselli e parmigiano. Eccoci qui, questo è il piatto di oggi. Anche oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Ciao!